Avete visto quello lì? Che? Quello a Ahmed Abdul. Bello? Ma ti rendi conto che quello potenzialmente... Ma sei serio? Ma veramente stai dicendo? Cioè non è che siccome siamo in Italia siamo sicuri. Oh, potrebbero essere i tuoi vicini di casa. No. Grazie. I vestiti erano volutamente sobri e non di marca, tant'è che ricorderete forse questa polemica che aveva coinvolto Alessandra, che si lamentava di essere paragonata spesso ad un trambiere e che non si curasse troppo il suo aspetto fisico. Ecco, questa invece era la nostra strategia ad hoc pensata per lei, un abbondante strato di vestiti che serviva proprio a coprire quello che era l'unico vero antidoto possibile per la poverosi. Scusami, mi sono spiegato male, volevo semplicemente dire che, per fare un esempio, come lo spritz, il matrimonio, ci sono gli spritz che li fai con l'Aperol, è l'Aperol, è classico. E poi ci sono gli spritz che fai con l'Aperol della Lidl. Oh, a qualcuno piace l'Aperol della Lidl? Fai vedere perché, a me piace l'originale. Poi per carità, i gusti sono gusti, de gustibus. Sai, Francia, a me non piace fossilizzarmi, quindi ho voluto cambiare e ho aperto una startup con 4 soci. Ci siamo messi con 4 amici a fare dei video, viral marketing, advertising, matrimoni, qualche festa così di paese, no? Creatività, che poi è un termine un po' inflazionato, a me non piace, però insomma io sono pazzo e... Beh, è una scelta coraggiosa. Ma di questi tempi il coraggio è necessario. Soprattutto matrimoni, che è roba noiosa, però almeno pagano, perché, cioè voglio dire, al giorno d'oggi certezze proprio zero. Agosto in città è sottovalutato, non c'è fila super, le zanzare sono sazie da luglio. E poi, si becca di brutto, lasciamelo dire. Mi voglio dedicare al trasloco con calma, poi voglio fare le cose con i miei tempi, insomma. Anzi, sai che faccio? Me ne vado in vacanza a Capodanno, così quando torno sono l'unico abbronzato. Broccolo un casino. Finestre che cadono, si rompe tutto. John McClane che fa? Impugna il suo fucile, il mitra, e incomincia a spararli uno ad uno. Bastardi! Bastardi, venite qua! Venite qua! Passano le ore. E poi è soltanto freddo. Buio, notte e ghiaccio. Perché se dobbiamo giocare a chi rinfaccia di più, io ti rinfaccio quella cazzo di station wagon che mi hai fatto comprare tu 5 anni fa perché volevi figli, tu l'hai visti? Io non ne ho visti sti cazzo di figli, ma io vedo ogni cazzo di mattina la mia cazzo di station wagon che devo trovare parcheggio e non trovo un cazzo di parcheggio per tutta Milano. Sei un figlio di puttana. Sì. Non parlare di mia madre, Marta. Paragonare il tradimento a una station wagon. Perché il tradimento passa, ma la macchina resta! Dite la vita. Tutta sta figa non l'avete mai vista? Ma sei impazzito? No, ha fatto bene! Mi sono rotto il cazzo di tutta questa gente di merda! Questo non è il nostro partito! E voi non vi siete rotti il cazzo di farvi trattare così? Non vi siete rotti il cazzo di non contare un cazzo, cazzo! Mi fai 2 negroni? Bravo, bravo. Ma è questa l'Europa che vogliamo? Ma stiamo scherzando! Scusalo, veramente, guarda, scusami. Sono mortificato per te, negroni. Uno straordinario mix di diamanti, gioielli e hashtag oro. E poi una cremina, un portentoso miscuglio di caviale, zafferano e hashtag tartufo. Un po' fastidioso l'olfatto, effettivamente, ma molto efficace.